Sgarbi che ci ha raggiunto in postazione, penso che adesso abbia il piacere anche di fare una passeggiata proprio tra la gente, in mezzo a questa immersione di colori e di suggestioni che la Sardegna oggi gli riserva. So che lei è in città oggi per un appuntamento che la vedrà protagonista più tardi, ma questa mattina voleva essere parte della festa della bellezza. Devo dire che mentre vedo sfilare i gruppi delle diverse città, mi ha intercettato l'assessore regionale al turismo Francesco Morandi, che tra poco parleremo, quindi se lei lo raggiunge e poi veniamo là con le nostre telecamere. Mi ha ringraziato di essere venuto, perché deve averlo colpito che da il continente arriva in Sardegna. È una coincidenza, ma è singolare che la mia consueta attenzione alle cose sarde mi abbia fatto trovare anche, con grazie a voi, l'opportunità di venire a vedere una cosa che molti amici sardi non hanno mai visto. Io fingo di averli invitati a vederla. Prima parlavo con Filippo Martinez, che mi ha confessato che non ha mai visto la cavalcata sarda. Come io sono qua, la vedo io e non la vedi tu. E quindi mi sembra che quello che stiamo vedendo è particolarmente istruttivo per qualunque sardo, per essere orgoglioso di quello che la sua regione conserva e la tradizione a Sassari perpetua, e anche per chi viene da fuori, per capire che c'è almeno un luogo d'Italia che non ha tradito la sua missione, il suo destino, negando, facendo magari il restauro di palazzi e facendoli diventare sedi di musei d'arte contemporanea. E invece qui c'è questo senso che quello che è tradizione deve essere tradizionale, quello che è, non può essere adattato, non può essere, come dicevo prima, collegato ai tempi, alle mode, deve invece avere valore perché resiste, è la forza di resistenza della tradizione che mi sembra potente in questa cavalcata e in questa rappresentazione così variegata dei costumi sardi. Come dire, è bene che noi sappiamo che a questo non rinunceremo, non ci sarà niente che ci farà pensare che una cosa, in quanto è più moderna, in quanto è più di moda,